E ciao a tutti ragazzi, oggi leggeremo una storia di un giocattolo. Lo schiaccianoce e il re dei topi. Ora prendiamo la sua minifigura e l'appoggiamo sull'audio. Lo schiaccianoci e il re dei topi. C'erano una volta i fratelli Fritz e Clara, che per la sera del 24 dicembre avevano addobbato l'albero di Natale. Era magnifico nell'angolo della stanza. I fratelli attesero eccitati l'arrivo degli ospiti, in particolare il loro padrino, il signor Drosselmeier. Drosselmeier era un costruttore di giocattoli meccanici. Quella sera portò ai suoi figliocci le sue creazioni più belle. Dall'interno di un enorme castello meccanico tirò fuori sorprendenti marchingegni, un carillon, ballerini, soldati che si muovevano come umani, macchinine. Quanti regali fantastici! Ma tra tutti loro ce n'era uno che catturò l'attenzione di Clara. Uno schiaccianoci di legno. Trascorse l'intera festa di Natale giocando con lui, facendo muovere le sue potenti mascelle e mostrandolo a Fritz. «Siamo grandi amici», diceva lo schiaccianoci. Alla fine della festa, tutti andarono a dormire. Ma dopo un po', Clara tornò in soggiorno per controllare se lo schiaccianoci stesse bene. E mentre lo guardava, si addormentò sul divano. All'improvviso, un urlo la svegliò. Sorpresa, si guardò intorno e scoprì che si era rimpicciolita e che era in corso una battaglia nel castello dei giocattoli. Da una parte c'erano i soldati, guidati dallo schiaccianoci, e dall'altra c'era un esercito di topi, guidati dal loro re. «Ma cosa faccio qui?» pianse Clara. Clara si schierò dalla parte dello schiaccianoci. Inseguita dai topi, inciampò e cadde dal mobile. Sbatté la testa e il rumore svegliò Drosselmeier. Egli corse nel soggiorno, prese Clara tra le braccia, tornata alle dimensioni normali, e la portò a letto. Quando la ragazza si svegliò, vide il volto sorridente del suo padrino. «Sono felice che tu stia meglio», disse Drosselmeier. «Ti racconterò una storia. C'era una volta una principessa, chiamata Pirlipat, che in seguito a un incantesimo era diventata brutta e orribile. La regina dei topi le aveva fatto un incantesimo perché era arrabbiata con la madre di Pirlipat, che non le aveva permesso di mangiare il bacon in cucina. L'incantesimo era così potente, continuò Drosselmeier, che poteva essere spezzato solo mangiando la noce più dura del mondo. Molti l'hanno cercata per 15 anni, fino a quando mio nipote non la trovò e crack! Il guscio della noce si ruppe. E Pirlipat riacquistò il suo aspetto. La regina dei topi si arrabbiò ancora di più e lanciò un altro incantesimo sul ragazzo. «Dato che ti piace usare quei denti duri, ti trasformo in uno schiaccianoci». E la principessa, ingrata, non volle più sposare il giovane. Così Clara scoprì che il suo giocattolo schiaccianoci era il giovane dell'incantesimo. Tutte le sere lasciava la stanza che divideva con Fritz e tornava in soggiorno. Aiutò lo schiaccianoci nelle battaglie contro il re dei topi, finché un giorno si stancò di tante guerre. «So quanto ai topi piacciono i dolci. Donerò loro tutti i miei e i combattimenti finiranno», propose. Il re dei topi accettò l'accordo e non combatterono più. Un pomeriggio Clara andò a trovare il suo padrino e si addormentò sulla sedia. Diventò di nuovo piccola e incontrò lo schiaccianoci. «Clara, non mi sono dimenticato di te. Vuoi sposarmi?» chiese. «Se accetti, regneremo insieme nel palazzo di marzapane». Clara accettò, ma quando si svegliò seduta sulla sedia, pensò che fosse stato solo un sogno. Passò un anno e un giorno bussarono alla porta. Una carrozza dorata l'aspettava in strada. «Buongiorno, Clara», la salutò il nipote di Drosselmeier, che aveva riacquistato il suo aspetto umano.
Vuoi venire con me al palazzo di marzapane? Clara disse di sì e divenne la regina di un paese pieno di dolci, di boschi di alberi di Natale e di tantissimi giocattoli meccanici. E se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale Giocattoli di Ale. Ciao, un bacione da Alessandro Toys.